Tra i frutti di stagione di questo periodo invernale c'è sicuramente anche il pompelmo, frutto di dicembre, detto anche citrus paradisi. Si divide in tre qualità, quello giallo, rosa oppure bianco. Il pompelmo appartiene infatti al genere citrus, la sua origine geografica però rispetto alle altre simili non è asiatica ma del Centro America, più precisamente la Giamaica. La storia parla della nascita proprio in Giamaica con semi di pomelo innestati con l'arancia dolce, da qui deriverebbe il pompelmo. Inizialmente fu chiamato frutto proibito, si dice che anticamente infatti il pompelmo fosse una delle sette meraviglie delle Barbados. Pompelmo che è stato uno dei frutti preferiti dalle famiglie degli Stati Uniti e uno dei pionieri dell'industria di pompelmi fu un ricco imprenditore che fondò la Grapefruit Company alla fine del XIX secolo. Gli Stati Uniti infatti sono il paese maggior produttore di pompelmo al mondo. Secondo gli esperti, un buon pompelmo non deve essere di colore perfetto e dovrebbe anche essere sodo ma leggermente elastico. Meglio scegliere quelli provenienti dall'agricoltura biologica. Altri consigli: col pompelmo si possono creare salse e insalate davvero buonissime, in particolare quando si taglia a dadini il pompelmo mischiandolo con coriandolo e peperoncino. Un pompelmo di 200 grammi vale solo 64 kcal. Tanti dunque i benefici di questo frutto, buoni per i diabetici, per chi deve perdere peso, aiuta a ridurre la pressione sanguigna, migliora quella del cuore, abbassa il colesterolo. Il succo di pompelmo può prevenire i calcoli renali ed è stato accertato che far uso di pompelmo garantisce una maggiore protezione contro il cancro al colon. A volte però non è adatto all'uso, in particolare quando si usano alcuni tipi di farmaci, in particolare statine e poi anche il calcio bloccante dei canali e anche alcuni farmaci psichiatrici. Anche chi ha un'infezione renale dovrebbe diminuire e limitare l'uso di pompelmo, così come coloro che soffrono di reflusso esofageo.